E bella a tutti ragazzi, qui è Bazzo che vi parla e siamo di nuovo su, no non siamo di nuovo su, ma siamo su Bike Mania Multiplayer Single Player, perché io sono sul single player. Quindi andiamo Inferno Bike. No, voglio la Inferno Bike. Ah, non posso. Fatemi capire cosa stava facendo. Cos'era? Niente, andiamo al prossimo. Ci siamo. Ma sto schiacciando la freccia in su. Guardate le animazioni. Ma che... Andatevi a vedere questo, che è della stessa casa editrice di quello che sto facendo e l'ho già pubblicato. Guarda questo, stunt bike. Dai, la voglio. Nulla, è da pagare. Oddio, ma hai fatto malissimo, è impossibile giocarci. No, non so dove rifare, scusate, una stella non mi c'è. Guardate, sono migliorato, ce la faccio, ce la faccio. Ancora una stella. Così in quanto devo fare in 2 secondi. Cioè, è impossibile. Cioè, è già impossibile di suo sto coso. Sì, ciao. Ancora di meno, vai. Cioè, è impossibile. È fisicamente impossibile. No, il 2 stelle non esiste. Avanti. Non mi interessa, vado avanti. Tanto mai sto tutta una stella. Tre stelle. Ma è soltanto con questa, perché sono a livello 105 poi? Certo, perché ragazzi, una persona normale, queste cose qua, tutti i giorni, anche per andare a scuola, sempre. Tempi Maya. Mi salto tutti i giorni con la bici, li faccio io. No, anzi con lo skate li faccio io. Dai, è poco realistico il gioco e anche quello che fai nel gioco è poco realistico. La grafica del gioco è più o meno strutturata in questo modo. C'è un omino che si siede, si alza o resta mezzo in piedi seduto. Ovviamente con le ginocchia più penetrate. Perché lui è questo qua. Cioè, è impossibile. Ma adesso pure le pietre finte cadono. Ho deciso di fare questo gioco qua. Mi sembrava così bello dalle immagini. Invece una cavolata. Yes. No! Sei
devo pagare, no, non le voglio. Ci sono 4 moto. 3 le devi pagare, una no, è gratis, già è quella che mi fanno usare all'inizio. Sono poi tipo anche 90 euro tra un posto e moto. Adesso voglio vedere seriamente quanto costano. No, non lo sapremo mai quanto costano. Cioè, è risaputo. Provato, avete visto voi anche in diretta, ho inserito il pin che è quello del mio account, quello per sbloccare il computer, ma fisicamente cioè non ti dicono il costo, tipo ti dicono la vuoi, sono 500.000 euro, però noi non te lo diciamo, così siamo sicuri che tu la compri. E là, che campione mondiale di motocross. Che cosa sono molto inizio? No, voglio cercare di vederla dopo. No, questo di perdere. Cos'è questo? Sono così sospetto. Io è un grave problema. Perché 111° livello? Sono all'11°. C'è un gioco che praticamente, ragazzi, lo posso finire in un video di 12 minuti. Non starò qua a fare un video di 12 minuti perché vi romperei semplicemente le scatole. Confronto a questo, è più bello il gioco delle Barbie. Delle Barbie è meglio, almeno non c'ha dei finti aerei. Ho capito, ma qua sono caduti 500 aerei. No, perché nel giro adesso li conto. Questo livello qua li conto. Quanti aerei sono caduti? Quanti pezzi di aerei ci sono? Primo pezzo, secondo pezzo, terzo pezzo, quarto pezzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, pezzo, quattordicesimo pezzo. Sono anche autorevolmente bloccato, quattordicesimo. C'è 14 pezzi. Quando ritorno lì sono di nuovo 14, ricordatevelo. Non vi imbroglio. Compreso di questo, è impossibile sto livello. Come fai? È fisicamente, scientificamente provato che non si può. Guarda. Ragazzi, per oggi è tutto, anche per questo video qua, che non so che bellissimo video con chissà che bellissimo gioco sia venuto fuori. Sto registrando un sacco di video perché dal 5 febbraio al 14 io non ci sarò, perché sarò in Vaticano. E quindi per questo video è tutto e ciao!